Mister, oggi vittoria importante di questo derby che ripete il successo dell'andata. Un buonissimo primo tempo, soprattutto grazie all'espulsione dopo 23 minuti che ci ha favorito. Bel gol di Stronati da rapace d'area. Secondo tempo invece un Verona che non ha sfruttato al meglio la superiorità numerica e ha portato forse... ha fatto alzare troppo il baricentro all'arco natese. Non una prestazione troppo felice, sinceramente ci eravamo abituati, forse siamo abituati un po' troppo bene come livello di prestazioni, di gioco, e quindi quando fai prestazioni di questo tipo dal punto di vista tecnico non sei soddisfatto. Altre volte magari abbiamo giocato bene, non abbiamo raccolto tanto, oggi abbiamo raccolto insomma più di quello che abbiamo seminato, siamo stati cinici. È chiaro, dobbiamo gestire meglio la superiorità numerica finché c'è stata e non siamo stati così bravi. Peccato perché c'erano le condizioni per giocare, loro sono una squadra molto aggressiva e non siamo stati così bravi a trovare le contromisure. Peccato per la prestazione, dai, di contro ci teniamo la vittoria nel derby che è sempre molto positiva e quindi ci teniamo questi 3 punti e andiamo a 30 punti con tanta felicità. Domenica scorsa è stato espulso Zambataro, oggi titolare Frattini, e non si è sentita la sua assenza anche perché è stato bravissimo in occasione del rigore di Scampini, una parata molto difficile. Sì, ma lo sappiamo che abbiamo la fortuna di avere due portieri ottimi, due portieri veramente di categoria, che sono due giovani che loro dimostrano, sia lui che Zambataro, e quindi ho la fortuna di poter scegliere liberamente, so che se gioca uno o l'altro, al di là delle regole dell'età, sono assolutamente tranquillo perché so che danno sempre risposte più che positive. Domenica prossima trasferta a Genova contro il Livorno, oggi sconfitto a Chieri, che in Veruno scenderà in campo contro questa squadra. Io sono convinto che i risultati, soprattutto nel medio e lungo periodo, passano dalle prestazioni, quindi dobbiamo riprendere il canovaccio che ci eravamo lasciati, ma anche che abbiamo fatto intravedere Alecco per mezz'ora fino al gol dell'1-0, di trovare prestazione, perché sono convinto che attraverso le prestazioni arrivano i risultati. Giocando non così bene come oggi, secondo me, di partite ne vinci poche, quindi ripartiamo da lì, dalla voglia di provare a giocare, sappiamo che è una squadra ancora una volta aggressiva, che verrà a prenderci, una squadra che è vero che ha perso, però sta facendo un campionato straordinario, penso come il nostro, e quindi penso sarà una bella partita.